La moda dei panini e dello street food ha invaso l'Italia. Ma se il panino lo interpreta un bravo chef e la location non è la strada ma una bella osteria, beh, il successo è assicurato. Questa è l'idea di Panino d'Autore, una serata speciale organizzata dall'Osteria dell'Arancio di Grotta Mare Alta, grazie alla creatività dello chef Enrico Mazzaroni, del Tiglio di Monte Monaco. Tutto esaurito nei locali della piccola osteria da parte dei fedelissimi buongustai del saper mangiar sano e bene, per assaggiare e degustare la prelibatezza della serata. L'assessore Lorenzo Rossi spiega l'alchimia turistica e culturale che rende speciale il borgo di Grotta a Mare. Questa serata davvero speciale, dedicata al panino d'autore con abbinamenti con birre artigianali all'Osteria dell'Arancio. Allora volevamo chiederle, assessore, questo borgo di Grotta a Mare Alta, che molto viene citato e piace a tutti i turisti che vengono qui, cos'ha di così speciale, se ce lo spiega in due parole? Sicuramente i meriti non sono i nostri, ma sono della storia di questo borgo, una storia che è segnata anche dalla presenza di un papa importante, Sisto V, papa sul finire del Cinquecento, originario proprio di questo borgo, che ha fatto realizzare opere importanti a livello architettonico, in particolare la chiesa di Santa Lucia dell'architetto Fontana. E questo borgo si è caratterizzato quindi per una storia centenaria, abbiamo degli affacci meravigliosi sul mare Adriatico, da cui si può ammirare fino all'Abruzzo più lontano, quindi un privilegio della natura e della storia. Per di più, uno dei grandi meriti di questo paese alto è la sua comunità, i suoi residenti, e da qualche tempo la piacevole sorpresa è quella dell'Associazione degli Esercenti Commercianti del Paese Alto. Ma noi avremo, infatti abbiamo questa sera anche ospiti dei rappresentanti importanti dell'Associazione del Paese Alto, che assembla un po' tutti gli esercenti di questo bellissimo borgo. Ma notavo che Grotta a Mare è un paese che vive d'estate sicuramente per la vicinanza al mare, ma vive anche d'inverno. Qual è un pochino l'impegno, diciamo, e il supporto che voi istituzioni state dando a questa associazione, a queste attività di anche di destagionalizzazione del turismo, diciamo? Allora, sicuramente, come correttamente mi dicevi, Grotta a Mare è un paese che si è sviluppato per il suo turismo balneare, quindi principalmente estivo. Però negli ultimi anni, complice anche il fatto che il Paese Alto è stato fortemente ristrutturato dalle amministrazioni comunali degli ultimi 20 anni, prima era decadente, cadeva proprio a pezzi letteralmente, complice questo fatto ha conosciuto un rinascimento in termini di presenze turistiche e di vitalità. In questi ultimi mesi l'amministrazione si sta impegnando per supportare l'Associazione Paese Alto, che è già di per sé un motore vitale di tutte le attività che vengono svolte non solo d'estate, come dicevamo prima, e in particolare mi piace segnalarne due: Yacht Enizia, che è un grande tour enogastronomico a settembre, nelle domeniche di settembre, in cui si attraversano le varie attività ristorative del paese, e Anime Baskers, che è un festival alla sua seconda edizione ma già di grandissimo successo degli artisti di strada. Lo sforzo adesso è di impostare anche delle attività che facciano vivere il borgo nella stagione invernale. L'Associazione del Paese Alto, con le sue attività, è sempre attenta a valorizzare il paese con eventi e sinergie mai scontate. Questo è uno dei borghi più belli d'Italia. Vale la pena visitarlo, sia d'estate che nei mesi invernali, come ci raccontano Ida Bassotti, responsabile dell'atelier dell'artista Francesco Colella, e Adriana Ficcadenti, del bellissimo ristorante Borgo Antico. L'Associazione Paese Alto di Grotta a Mare è nata nel 2012. È un'associazione di cittadini del borgo storico, di ristoranti, di attività di ospitalità come bed and breakfast e di luoghi come quello che rappresenta Ida, che è uno spazio artistico. Abbiamo attività appunto enogastronomiche, abbiamo ospitalità, abbiamo botteghe artigianali di ceramica, abbiamo artisti veri come Francesco Colella, abbiamo negozi di oggettistica per la casa. Cerchiamo di, in questo piccolo borgo, di avere
Un po' tutto. Yuttenitz è nata nel 2013, è stata ripetuta nel 2014, la squadra quindi si è affinata e siamo pronti per fare un mese importante. Si chiama Natale al Borgo e comprende l'accensione delle luminarie la domenica 30 di novembre, le tavole di Natale imbandite nel fine settimana del 5, 6 e il 7 di dicembre e poi per finire il Gran Ballo del Cappello il 31 di dicembre, dove sarà obbligatorio mettere il cappello di qualsiasi forgia, di qualsiasi colore, ma il cappello. Spiegaci cos'è fare arte oggi a Grotta Mare Alta e qual è la vostra, diciamo, vena poetica, se così vogliamo dire. Allora, noi abbiamo anche un altro spazio giù a Grotta Mare Bassa, però diciamo che qui il fascino del borghetto non si batte, effettivamente c'è pace, tranquillità, quindi l'artista esprime meglio ciò che è il suo io. Per l'eccellenza, logicamente, il mare, tutto ciò che sono i colori del mare, poi noi abbiamo proprio la grotta del Tarpato, che di fronte ci sono gli archi dove comunque si vede il mare. Che infatti è un posto stupendo. È un posto meraviglioso, noi l'abbiamo rilevato appunto anche in onore del Tarpato, dove qui proprio in piazzetta c'è il museo del Tarpato. Quindi abbiamo continuato un attimino con questa grotta all'arte che è qui al Paese Alto di Grotta a Mare. E troveremo aperto il vostro atelier durante questo Natale, quindi? Durante il periodo natalizio sì, però comunque poi siamo noi in sede stabile il periodo estivo, quindi iniziamo da marzo, da durante la stagione, e allietiamo insomma tutti insieme, noi l'associazione ci allietiamo tutti insieme con la bellezza dell'arte, la bellezza culinaria, la bellezza poi anche visiva del posto, perché Grotta Mare Alta merita. Torniamo al panino d'autore, quello principe della serata, voluta e organizzata nell'Osteria dell'Arancio. La nostra rubrica di enogastronomia di Terra Nostra non si è fatta sfuggire questo ghiotto appuntamento per conoscere meglio i motivi di un successo così esplicito di queste cucine moderne, come appunto i panini d'autore, tanto di moda negli ultimi tempi. Lo chef della serata è l'esperto Enrico Mazzaroni, lo abbiamo visto in cucina mentre preparava i piatti. Piatti da servire, attorniato da diversi giovani cuochi, anzi, meglio, chef, controllando e riposizionando sui piatti il contorno che aveva preparato precedentemente, dando consigli e notizie sui prodotti usati. Ci siamo così accorti che quello che sta usando è il meglio della qualità in materia prima, latte, carne, verdure e quant'altro. Non si può risparmiare sui prodotti da utilizzare per trasformarli nell'alta cucina italiana. Questa è la regola numero uno. Lui stesso verifica la carne da usare insieme ai collaboratori, la fa frollare al punto giusto. Il piatto di questa serata è un po' particolare, difficile da preparare con gli ingredienti giusti. Prima di far servire al cliente che degusterà il panino d'autore, Enrico controlla e sistema ad uno i contenuti della pietanza, come se fosse un mosaico da completare. Una volta che ha dato l'ok, poi il cameriere lo consegna. Il panino d'autore della serata si sposa al meglio con quella che storicamente è la sua compagna perfetta, la birra, altra protagonista indiscussa della cena. Anche in questo caso è il gioco di squadra ad essere vincente, perché ogni panino è stato abbinato ad una birra artigianale differente, grazie all'esperienza dei giovani e preparati ragazzi dell'associazione Birra Amici. Facciamo un po' di ordine e cerchiamo di capire qualcosa in più su questo mondo delle birre in continua evoluzione. È molto importante distinguere un po' gli stili, però oggigiorno si viene da un mondo in cui non c'è stato ben spiegato cosa sono questi stili. Quindi quando si va in un locale forse è meglio non fossilizzarsi su chiedere il colore, la gradazione alcolica, quanto più stare sui sapori, la voglio un po' più dolce, un po' più amara, la voglio un po' anche acida, salata, che sono sapori che nelle birre si trovano. Poi dopo, per quanto riguarda gli stili, fondamentalmente dividiamo le birre in alta e bassa fermentazione e a voler stringere birre anglosassoni e belghe e birre tedesche. Quelle a bassa fermentazione sono quelle un po' meno aromatiche, un po' più pulite e anche più forse importanti dal punto di vista della nobiltà degli ingredienti, come i malti, luppoli nobili si dice, mentre invece quelle ad alta fermentazione sono quelle più profumate e aromatiche, perché le materie prime risaltano
grazie all'uso dei lieviti, anche i lieviti risaltano molto in questi tipi di birre. Poi dopo abbiamo anche il piccolo, diciamo, mondo delle birre acide, che sono sì ad alta fermentazione, ma rappresentano un settore così separato. Birra cruda, che significa? Oh, sfatiamo un po' di miti. Birra cruda forse potrebbe partire dal fatto che in Germania le birre vengono quasi tutte pastorizzate. Le uniche non pastorizzate sarebbero le birre ad alta fermentazione, le Weiss tedesche. E quindi forse passa il concetto di cruda perché non sono state pastorizzate, quindi cotte. Però andare in un locale e chiedere una birra cruda non significa nulla. Birra cruda, bene o male, oggi quelle di qualità lo sono tutte. Quindi quando uno vuole una Weiss, una birra di frumento, dovrà chiedere una Weiss. E noi questa sera, piuttosto di Weiss, nei nostri abbinamenti abbiamo anche una Weiss, giusto? Mi sbaglio, ragazzi? Sì, abbiamo portato la Magia d'Estate di Maiella, birrificio abruzzese che comunque ha una grande attenzione per le materie prime del territorio. Infatti ha utilizzato, se non erro, il grano duro Senatore Cappelli per questa birra. Una birra quindi con sentori speziati dal lievito, di banana che vengono comunque dal lievito, è una bella rinfrescante, l'opalescenza data dal frumento utilizzato. Sono birre rinfrescanti, estive, ma anche da bere d'inverno. Comunque la birra va da momento a momento, non c'è un momento esatto per bere una birra, né la birra migliore. Va bene sempre, insomma. La birra va bene sempre. Soprattutto a Hoppy Days. Esatto, e quando il prossimo appuntamento con Hoppy Days? Il prossimo appuntamento ce l'abbiamo, speriamo, la prima settimana di luglio. Perfetto, a San Benedetto. Sì, a San Benedetto, sì, sempre a San Benedetto, vicino al porto, via dei Tigli. Non mancheremo, allora per assaggiare ci sarete anche voi a consigliarci, giusto? A sfatare tutti i miti delle birre artigianali, birre crude, birre rosse e birre doppio malto, non esistono. Non esistono. Sì, confermo, io bevo e dico che non esistono. Mi sembri molto affidabile, sì. Grazie ragazzi. Dunque l'universo della birra sembra variegato e complesso come quello del vino. Dwight Stanford è americano e conduce da anni una cantina nella bella campagna di Ofida. Innamorato della terra picena, lui stesso coltiva e produce un vino che si colloca in alto. Questa sera cede volentieri al fascino della birra e della cucina dello chef Enrico Mazzaroni del Tiglio di Monte Monaco. Non solo birra questa sera all'Osteria dell'Arancio, ma abbiamo la fortuna di avere con noi Dwight Stanford, che è un produttore di vini, che ha una cantina appunto ad Offida, che è un borgo qui vicino molto vocato per la viticoltura, e non a caso il nostro ospite ha anche origini americane, quindi c'è questo grande rapporto tra anche il mondo della birra americana e quella italiana. A questo punto, da produttore di vino, volevo chiederle come vede questa rivoluzione delle birre artigianali anche in Italia e come secondo lei possono coesistere, e se possono coesistere, il vino e la birra all'interno della nostra gastronomia. Ma per me una birra artigianale è come un vino fatto da un contadino, qualcuno molto capace, perché una birra artigianale non industriale è una cosa speciale, con molto pensieri dietro, molto lavoro dietro. Io sono un tifoso di tutte e due, birra e vino. E invece come si trova a fare vino in Italia? Ma è difficile, sono tutte le cose che merita, sono un po' difficile, ma per me è un grande piacere. Io faccio tutto con il mio socio, le cose fatte a mano, dalla sfogliatura, la cimatura, la vendemmia, tutto fatto a mano. E per me, per essere dentro la natura, è sempre una bella cosa. Adesso sto facendo la potatura degli olivi, per esempio. Benissimo. So, io, alla mia età, che arrampico dentro gli alberi, è una cosa divertente. Immaginiamo, quindi la verremo presto a trovare per assaggiare il vino, magari in una serata dedicata. Ah, sarà un grande piacere, grazie. Grazie a lei. Ok. Il successo delle serate di Panino d'Autore parlano chiaro del momento fortunato che la birra vive in Italia. Il gusto del consumatore è cambiato, così come le richieste al pub. Uno dei locali storici di San Benedetto, il Torrione, dal 1968 sempre dedito alla cultura della birra artigianale. Quindi Nazareno, a te questa sera vogliamo chiedere se ci spieghi cosa significava nel 68 vendere birra artigianale di qualità e cosa significa farlo oggi. Nel 68 ero piccolino, comunque
Diciamo che ricordo benissimo le prime volte che frequentavo quel locale, perché l'ho anche frequentato in gioventù, e praticamente si cominciava a trovare le prime birre belghe artigianali grazie al proprietario che, avendo lavorato in Belgio, aveva cercato di trasmettere tutta questa cultura dalle nostre parti, insomma, sia con le caratteristiche del locale stesso, con gli arredamenti eccetera, sia anche con queste prime birre che arrivavano, che si presentavano ai nostri palati. Quindi diciamo che è stato il Belgio il primo paese ad arrivare, diciamo, nella nostra zona. Come? Da sempre all'Italia, alle classiche birre italiane. Diciamo che c'era una prevalenza di birre belghe in quel locale, che attiravano, ovviamente, essendo delle novità ed anche essendo più elaborate, essendo più alcoliche, quindi diciamo che andavano a incontrare parecchio il gusto dei consumatori. Cosa è cambiato in questi ultimi anni? E oltre il Belgio, oggi ci sono presenti tante birre di tante nazioni nel tuo pub, ma anche italiane. Cosa è cambiato da parte del consumatore? Da parte del consumatore è cambiato il gusto. Diciamo che i consumatori sono più attenti, sono più curiosi, sono ormai da me li ho un po' ferrati a questa cosa qui, quindi cerco di fargli assaggiare un po' tutte queste novità, queste particolarità del mondo della birra, anche se è diventato un pochino difficile oggi come oggi star dietro a questo mondo, a queste cose. Da chi serve la birra a chi la produce, la storia di Claudio Calvaresi del birrificio Carnival di Uffida. Claudio, anche tu hai intrapreso questa avventura, nel senso che troviamo le tue bottiglie in commercio da qualche anno, ma in verità la tua è una formazione che inizia molto addietro nel tempo. Ormai sono 5-6 anni che produco birra. Ho iniziato da homebrewer come tutti, forse, e poi ho iniziato con la vendita comunque di materiali per fare birra. Questa sera noi abbiamo assaggiato la Carnival, la Joker di Carnival, e l'abbiamo assaggiata in abbinamento con il panino che lo chef Enrico Mazzaroni ci ha proposto come star della serata, che è il Dez America, che è un panino con le costolette di maiale affumicate e le cime di rapa e il gorgonzola. Come hai trovato? Spiegaci com'è questa birra e come hai trovato l'abbinamento. Allora, la birra è una American Pale Ale. American Pale Ale si differenzia dalle pale ale inglesi proprio per l'utilizzo di luppoli americani. Perciò danno questi sentori un po' più fruttati, un po' più esplosivi, diciamo. E l'abbinamento c'era, un ottimo abbinamento, un ottimo connubio, comunque aiutato anche dall'amaro che aiutava un pochettino a lavare la nota grassa della costina e dei formaggi. E quindi questo abbinamento panino-birra è assolutamente una cosa da ben uscita, da ripetere. Da un giovane all'altro, Bibi Beer è un nuovissimo birrificio abruzzese che raccoglie già molti consensi, anche se di struttura giovanissima. Qui con noi c'è Flaviano del birrificio Bibi Beer di Castellalto, in provincia di Teramo, che è un birrificio neonato. Giusto? Quando è che è stato fondato il vostro? È nato a giugno di quest'anno. Le birre sono in circolazione più o meno da circa 3 mesi. E hanno già un buonissimo successo, mi sembra di aver capito. Sembra di sì. E come mai questa idea di dedicarti al mondo della birra? C'è una passione che va avanti da circa 10 anni. Partito, diciamo, facendo birra a casa a livello homebrewer. Mi sono appassionato, ho fatto un sacco di viaggi, ho fatto degli stage. Da lì quindi hai pensato? Partita più per gioco, poi alla fine ho deciso di... cioè ho capito che era il mio lavoro. Questo è un ottimo messaggio, insomma, da dare, perché noto che in Italia sono tanti microbirrifici. È un'avventura che vale la pena intraprendere? Cioè, è un'avventura che vale la pena intraprendere, però l'importante è sempre avere comunque
delle basi dietro pure un po' di, a livello di conoscenza, perché ultimamente c'è anche il fatto che, portati un po' dalla moda, si tende un pochettino pure, ci si avventura. Poi non vorrei che questo magari porti a fare prodotti scadenti, più che altro ad avere risultati negativi sull'immagine della birra artigianale. Insomma, per chi è preparato, secondo me ben venga. Quante tipologie di birre fate? Per il momento ne facciamo 5, di cui 4 già sono, diciamo, in vendita, una quinta è ancora in fermentazione perché ancora non esce. Una birra speciale per ogni panino d'autore. Gli abbinamenti della serata sono stati curati dai birramici. Carlo Tavoletti spiega come possiamo procedere per cimentarci anche noi in questa scienza spumeggiante. Abbiamo parlato di birra, parliamo del binomio birra e cibo, parliamo di abbinamenti e lo chiediamo a te, Carlo, che fai sempre parte dell'associazione Birra Amici e che sei un degustatore ufficiale di birra, giusto, ma anche un gastronomo. Parzialmente, sì. E quindi spiegaci perché sono importanti gli abbinamenti cibo e birra e qual è il senso di questa attività, se c'è, secondo te? Allora, secondo me, ma anche secondo noi, mi sento di dire, cioè lo scopo fondamentale dell'abbinamento è di valorizzare al meglio sia la pietanza che la bevanda. Nel senso, a volte quando si fa un abbinamento sbagliato, si va a assaggiare magari la bevanda e si sente un sapore un po' forte, e di solito la conclusione è: non mi piace questa birra, non mi piace questa bevanda. Molto spesso è perché in bocca praticamente ci è rimasto il sapore del cibo, ci andiamo, magari era troppo dolce o non so, era troppo grasso, così andiamo a bere una bevanda che ci sta male, che contrasta o che è inferiore per intensità aromatica, quindi o ci sembra sciapa o troppo amara o troppo metallica, e noi diciamo: vabbè, guarda, questa birra non mi piace, magari non la bevo più in assoluto. Io l'ho sperimentato sulla mia pelle prima di farci caso. Invece lo scopo dell'abbinamento è proprio quello, cioè il cibo e la bevanda non si devono sovrastare, devono rimanere in armonia, perché non deve dominare nessuno dei due sapori. Cioè, quindi se c'ho un piatto che c'ha un carattere, ci vado a mettere una bevanda che quantomeno regga il confronto. Poi ci sono ovviamente diversi approcci, cioè come succede pure nel mondo del vino e in altre bevande, whisky e tutto, cioè si può creare si può sfruttare un'analogia, cioè magari abbinare due una bevanda e una pietanza che tendono tutte e due, non so, al dolce, perché magari si sposano bene. Oppure questo non è possibile, semplicemente perché ci va di farlo, si fa un contrasto voluto. Cioè, mangio una cosa che mi lascia la bocca impastata sul dolciastro, così la vado a distruggere con un amaro che pulisce tutto, però sempre insieme alla fine mi deve rimanere un pochino di tutti e due, altrimenti l'abbinamento è venuto male. Però lo scopo è quello proprio di trarre il meglio dal sapore sia del cibo che della bevanda. Lo chef della serata è stato Enrico Mazzaroni. Due Forchette, Gambero Rosso, miglior ristorante d'Italia per bibenda, è il Tiglio di Montemonaco, ormai un'istituzione di qualità nelle Marche. A parlare di questa esperienza è lui stesso, lo chef Enrico Mazzaroni. Questa bella serata, panino d'autore all'Osteria dell'Arancio di Grotta a Mare, la dobbiamo fondamentalmente alla creatività di uno chef straordinario che il nostro territorio ci ha regalato, che è Enrico Mazzaroni, lo chef del ristorante Il Tiglio di Montemonaco, quindi un ristorante in montagna, difficile da scoprire, ma che regala grandi emozioni a tutti quelli che vorranno andarlo a trovare. E questa sera Enrico si è improvvisato, per come si possa improvvisare un grande chef, uno splendido paninaro, con questa idea di offrirci dei panini particolari. E vorrei chiederti, Enrico, come mai tu, che fai una cucina alta, una cucina gourmet, una cucina molto complessa, hai avuto quest'idea invece di applicarti ad un campo che adesso è molto attuale, che è quello del panino? Ma se posso citare Sky è perché guardo i programmi americani di panini che fanno su questa rete, e davvero da lì mi sono appassionato.
Poi però ho fatto una piccola riflessione che anche nei panini bisogna adoperare un'ottima materia prima perché diventino buoni, quindi la qualità anche lì fa la differenza tra un panino mediocre o cattivo e tra un buon panino, insomma. Poi alla fine sta tutto lì nell'utilizzo di materie eccellenti per crearlo. Se posso dire com'è nata la passione, è stato semplice. È nata perché alla mia brigata, alla fine del servizio, facevo sempre questi panini e loro prima mi contestavano un po' perché dicevano che mancava questo, mancava quello, quindi non sono proprio improvvisati, perché per tutta l'estate alla mia brigata ho fatto mangiare i panini alla sera quando finiva il servizio e quindi mi sono specializzato. Abbiamo fatto il pane fatto da noi, abbiamo scelto le materie prime migliori, quindi non so, il maiale di una piccola azienda agricola che lo alleva a ghiande per questa sera, oppure dei ceci particolari, il foie gras di Roger, oppure le nocciole IGP del Piemonte. Quindi abbiamo cercato di prendere le materie prime migliori e abbiamo imbastito questi panini. La maionese l'abbiamo fatta noi, le salse le abbiamo fatte noi, le verdure, quelle di campo delle piccole signore che ancora le vanno a trovare, e abbiamo fatto questi panini. Quattro serate, quattro panini. Ogni serata ha ideato un panino d'autore, quindi un panino nuovo. Il Chiribiri è quello che mi viene in mente, che è stato il panino della prima serata qui all'Osteria dell'Arancio, con la tartare di vitello e delle nocciole caramellate e il foie gras. Come ti vengono queste idee così carine? Allora, è tutto partito dalla carne. Allora, ogni panino che si rispetti deve partire da un hamburger, quindi da una carne eccellente, e quella l'abbiamo scelta dai bovini di Montemolo, quindi dalla marchigiana. Non abbiamo proprio fatto una tartare, abbiamo fatto più un'emulsione, cioè abbiamo emulsionato questa carne, quindi frullandola, con altre cose, con l'acciughina, con del formaggio morbido, con un pomodoro, con delle spezie, e poi ne abbiamo fatto questo panino di 200 grammi che abbiamo semplicemente scottato e che al morso risulta quasi cremoso, quindi con una crosticina fuori data dalla cottura e poi dentro completamente cremoso. L'abbiamo abbinato al foie gras e alle nocciole perché è un piatto che facciamo su al tiglio, che è il foie gras con le nocciole e l'aceto, con il nostro aceto cotto, però in questo caso abbiamo sostituito l'aceto con le cipolle caramellate, quindi siamo rimasti un po' nell'ambito insomma dell'hamburger, no? Con le cipolle, però abbiamo sostituito il resto solo con foie gras e nocciole. Ma il tuo ristorante, che quest'anno tra l'altro è stato premiato da Bibenda come uno dei migliori ristoranti d'Italia, ha ricevuto due forchette Gambero Rosso, un 17 della guida dell'Espresso, quindi un voto molto alto, un ristorante quotato a livello nazionale ed internazionale. E questa idea dei panini, abbiamo in qualche modo possibilità di assaggiarli anche al tuo ristorante, oppure avrai in progetto per noi qualcosa da dedicare a questa idea del panino gourmet? Allora, sicuramente al ristorante non lo potrete mai assaggiare perché il taglio del ristorante è diverso, quindi per il momento ci accontentiamo di queste quattro serate che sono un'esperienza per il momento unica e irripetibile per me, che ho avuto grazie ai proprietari dell'Osteria dell'Arancio, che sono nostri amici, la possibilità di esprimermi anche in questo senso. Spero che le persone che sono state abbiano gradito questa mia idea di panini, perché ci avevo proprio nel cuore di poter sperimentarli e farli assaggiare alle persone. Quindi così ho fatto, per il resto progetti futuri non ce ne sono e sicuramente al Tiglio non li assaggerete, però nel mio cuore c'è la voglia ancora di fare i panini, quindi non saprei. Non mettiamo fine alla provvidenza. Grazie mille Enrico, complimenti, perché davvero è una creatività stupenda. Grazie.